Una professione che è lo scalettista degli spettacoli, cioè fa le scalette. Che Questa cosa è? Perché guardo, non so, vedete perché ho guardato lui, non lo non lo so, perché comunque no. Va contro le regole dello scalettismo, quello professionale, però perché? Perché è una poesia nuova che ho letto forse una volta in pubblico e parla di morte. Cioè, se voi avete, immagino, soprattutto se siete universitari, avrete letto il mio saggio sulle scalette. Io ho lavorato per i Rolling Stones, per dire. Verso la fine, cioè ci lavoro più o meno adesso, non è ai bei tempi, no. No, però adesso però adesso io ogni tanto mando, è un lavoro che uno può fare via mail, cioè mi telefona amica e mi dice. E anche le scalette per i Beatles adesso. Mi piacerebbe, dai, non scherziamo su queste cose. Comunque sì, no, avrei potuto farlo, io sono molto bravo. Questa è una poesia che parla di morte, ma però c'è un filo di speranza. No. Sì. Buon gustaia. Dai, adesso la leggo e poi. Sì, sono i giovani d'oggi. Sì, voi giovani d'oggi non credete più in nulla, io lo so. Aspetta, ok, posso iniziare secondo te? Che faccio io? Sì, con bigliettini, sì. L'ha messo un bigliettino in tasca? No, dai, leggilo. No, c'è scritto. Stiamo finendo col finale di potenza, dovresti correre come dei dannati. C'è scritto Paradores, non so cosa sia, sinceramente. Paradores, invece non si capisce. C'era una roba per la dissetteria, sì, no? Vabbè. Comunque adesso andiamo a concludere, seriamente voglio proporla come finale. Si intitola Piuttosto che morire, m'ammazzo. Un titolo forte. Ho mangiato moltissimi animali in vita mia, ma nessun animale ha mai tentato di mangiarmi. C'è da dire che mi tengo ad adeguata distanza dagli animali. E da tempo non frequento neanche più gatti. Essere sincero, una volta un gatto femmina ha tentato di mangiarmi, iniziando dal naso. L'ho guardata serio e le ho detto: cosa diavolo stai tentando di fare? Stupidina. Mi ha dato ancora un piccolo morso e poi se n'è andata sbuffando, chiaramente delusa. Mi tengo a distanza anche dai bambini, perché i bambini sono matti, in più sono contagiosi. Non c'è nulla di più stancante della follia altrui. Bisogna imparare a baciare. Bisogna imparare a baciare. Chi bacia male commette peccato. Per ogni bacio mal dato, Dio piange e ci inonda delle sue lacrime acide. Mi è insopportabile il pensiero che le persone alle quali voglio bene possano morire. Per fortuna voglio bene a pochissima gente. E piuttosto che morire mi ammazzo. Conosco uno che conosce uno e una volta si è tagliato i capelli ed è morto dissanguato. Da quando ho smesso di guardare la tele sono diventato più intelligente, le mie prestazioni sessuali ne hanno giovato e ho guadagnato un paio di diottrie dall'occhio sinistro. Non ho altro da aggiungere e non mi pento di nulla, tranne di quella volta che non fui in grado di consolarla. Le mie palle sono piene di speranza. Bravo, Busco!
grazie alle Officine Corsare che ci ospita ormai da tutta la stagione, credo che ci ospiterà ancora, spero. Grazie. E grazie anche al nostro fonico. Grazie. E ci sta, ci sta, ci sta. E poi ringraziamo i nostri ospiti, se vogliono fare passerella qua sul palco. Sauro Lucci, Enrico Pastore, la rovina complete. Matteo Castellane, Max Liotta. Seguiteli. Non so se avete degli spettacoli da annunciare, degli appuntamenti. Il 27 marzo. Dove? A Civitavecchia, dove? A Basura. Il 27 marzo. 27 marzo a Basura ci sarà. Il 27 marzo non è messo. A 35 anni mi son perso nel bosco. E il 7 marzo al Teatro della Caduta. Molto bene. E allora è con grande piacere che io vi presento il mio chitarrista preferito, si chiama Matteo Negri. Lui è il mio poeta di riferimento, è Guido Catalano. Insieme al concertone, lui è il mio cantautore di legno preferito, si chiama Federico Siriani.